cerimonia di inaugurazione a Palazzo Trigona di una mostra dedicata alla Prima Guerra Mondiale, organizzata con la collaborazione tra il Comune di Piazzarmerina, la Croce Rossa Italiana e i club service locali. Abbiamo chiesto all'assessore Ettore Messina di illustrare le varie iniziative presenti all'interno del palazzo che, aperto ormai quotidianamente, presto sarà sede del Museo Cittadino. Palazzo Trigona, come ben sapete, è il fiore all'occhiello della città di Piazzarmerina, di proprietà della Regione Siciliana, ospita il polo museale e finalmente da quest'anno, per la prima volta nella storia, è aperto al pubblico quotidianamente con due mostre d'eccezione. Abbiamo prorogato fino al 31 dicembre, visto il grandissimo successo, già abbiamo avuto oltre 2.000 visitatori, abbiamo le statistiche perché facciamo firmare, 2.000 visitatori in un mese e mezzo, per noi è veramente un grandissimo successo, alla mostra Vestire l'icona, che è stata realizzata dai giovani designer e stilisti dell'Accademia di Belle Arti di Catania, mostra voluta e realizzata in occasione della venuta a Piazzarmerina del Santo Padre, è voluta dalla professoressa Liliana Nigro. Inoltre, in contemporanea, un'altra mostra eccezionale, che è la mostra internazionale di fotografia della Sony, il Sony World Photography Award. E oggi farà compagnia a queste due mostre, sarà protagonista della scena al Palazzo Trigona, una mostra legata alla prima guerra mondiale, alla Grande Guerra. È la mostra della Croce Rossa Militare che in occasione della commemorazione dei 100 anni dal termine della Grande Guerra si ricordano le vittime e quindi non solo il lato strategico della guerra e ciò che ne consegue, ma soprattutto i nostri caduti in guerra. E chi meglio della Croce Rossa Militare può fare una cosa del genere? Quindi noi abbiamo allestito una sala dedicata al nostro martire della Prima Guerra Mondiale, che è il generale Antonio Cascino, che è stato un grandissimo stratega ed è morto in battaglia. La mostra sarà aperta anche sabato 3, domenica 4 e fino al 10 di novembre, con le visite dedicate anche alle scuole, quindi visite didattiche che saranno appunto rese tali dalla presenza di professionisti e di professori che parleranno ai giovani proprio dei problemi dovuti alla guerra e quindi dell'atrocità della guerra. Verrà attivata all'esterno tutta una struttura molto grande, quindi sono delle attrezzature militari, mediche, che vengono trasportate con grandi mezzi cingolati e quindi verranno messi in esposizione in Piazza Duomo per invece i giorni di 1 e 2 novembre. Quindi 1 e 2 novembre il palazzo rimane chiuso perché sono i giorni dei morti, ma all'esterno ci sarà la possibilità di vedere questa grande mostra di strutture mediche e di mezzi militari. Mentre dal 3 e anche il 4 che è domenica, proseguendo fino al 10, all'interno la mostra dedicata alla Grande Guerra. La realizzazione di questa mostra è dovuta alla forza di volontà e alla tenacia del dottore Bevilacqua e del professore Vittorio Spambinato della Croce Rossa Militare e all'ausilio dei Rotari di Piazzarmerina che ci hanno collaborato. Vorrei citare la professoressa Lucia Giunta, sempre presente in iniziative del genere, alla FIDAPA, alle varie associazioni, al Club UNESCO, e si terrà giorno 4 alle ore 17 al Teatro Garibaldi, il 4 novembre, tra l'altro data importantissima per tutti noi italiani, si terrà un concerto della banda ufficiale della Croce Rossa Militare Italiana.